Ciao a tutti, oggi siamo state alla laguna di Nora. Siamo sul pullman e stiamo rientrando a casa. Ne approfittiamo per fare qualche domanda ai bambini che hanno partecipato all'attività. Com'è andata questa giornata? La giornata è stata fantastica. Mi è piaciuto tantissimo. È andata bene perché mi sono divertito tantissimo. Abbiamo giocato, abbiamo pranzato, abbiamo visto gli animali e abbiamo fatto l'immersione sott'acqua. La giornata mi è piaciuta tantissimo. È stata molto interessante perché ho imparato delle cose che non sapevo, per esempio che le tartarughe possono vivere sino ai 200 anni. Tra le varie attività, qualcuna ti è piaciuta in modo particolare? Mi sono piaciute molto tutte le attività, ma soprattutto la canoa, perché all'inizio eravamo molto timidi, tipo, oh mio Dio, aspetta che forse cadiamo, come si fa? Non riusciamo a pagaiare. Poi però ci abbiamo preso la mano e stavamo andando molto veloci. Non vado spesso in canoa, però lì mi sono divertita. Se non sei abituato a fare canoa, non preoccuparti, perché poi ci sono anche gli altri dietro di te oppure davanti, se non sei primo. E c'è anche una guida che ti spiega cosa vedi attorno a te. Abbiamo visitato dei bei posti, abbiamo fatto il giro della laguna e abbiamo giocato e ci siamo divertiti molto. Mi è piaciuta la canoa e un giorno vorrei fare questo sport. Voglio scendere! Hai visto, Aurora? È rilassante, basta stare fermi e addormentarsi. La giornata alla laguna è stata molto bella, in particolar modo mi sono piaciute le canoe che non l'avevo mai fatto e quindi è stata un'esperienza molto bella. Vorrei consigliare questo sport ai miei amici perché è bellissimo. Facendo lo snorkeling ho visto cose che non posso vedere tutti i giorni perché comunque lì te lo fanno fare con loro e quindi è anche una spiegazione di tutto quello che trovi, mentre se tu lo fai da solo magari non sai bene che cosa può essere quello che stai guardando. Abbiamo visto diverse specie, tipo stelle marine, ricci. Ed è stato molto bello. La cosa che mi ha divertito di più è l'immersione. Mi è piaciuto anche lo snorkeling perché abbiamo visto molti pesci, piantine e alghe. Li abbiamo anche presi in mano, ovviamente non i pesci perché quelli scappano. E fare snorkeling. Sott'acqua ho visto molti pesci, grandi e anche piccoli. C'era un cetriolo, tipo, era un cetriolo di mare, pure quello. Che era tutto viscido, era morbido e a me ricordava un involtino. Il museo è stata la mia parte preferita della giornata perché soprattutto lì ho preso cose che non sapevo, e ho visto cose che non avevo mai visto. Nel museo c'erano dei tartarughe grandi che mi sono molto piaciuti. Nell'acquario ci sono molti granchi e poi molti tipi di pesci. Dopo l'acquario c'è un'infermeria di tartarughe dove puoi vedere una tartaruga che hanno salvato, poi l'altra tartaruga che hanno trovato. Io ho visto delle tartarughe dentro delle vasche. Per salvarle. Quando sono guarite, li rimettono in acqua. Una cosa che mi ha colpito del museo sono state le due tartarughe, perché ci hanno spiegato per filo e per segno cosa le era successo e perché si erano ritrovate lì. Una, per esempio, è rimasto il filo incastrato in bocca e gli era arrivato sino alla gola. L'aveva proprio ingerito, quindi l'avevano lasciata lì per vedere se poi riusciva a espellerlo da sola. La tengono ancora lì per sicurezza.
mentre l'altra è stato un po' più grave il caso e quindi è lì da tanto e ha preso diversi antibiotici e diverse medicine. Sapevo dell'esistenza delle infermerie per le tartarughe, ma non ne avevo mai visitato una e quindi è stato molto bello. E poi ho visto le tartarughe, erano così carine. Consiglieresti ai tuoi amici o alle tue amiche di visitare questo posto? Sì, consiglio molto ai miei amici di visitare questo posto perché è una cosa stupenda. Consiglio alle persone di visitare questo posto perché si imparano molte cose su che cosa succede in laguna e in mare anche. Poi si sensibilizza molto anche sulla tutela dell'ambiente e le attività sono molto divertenti. Sì, io consiglierei a tutti i miei amici questo posto perché è meraviglioso. Sì, lo consiglierei perché è un'esperienza molto bella ed educativa anche. Consiglio di andare a visitare questo museo perché è molto interessante e perché ci sono specie di pesci e di altri animali che non puoi vedere camminando per strada.